questa collezione c'è molto della storia dei Capucci. Possiamo dire una riscoperta dei temi molto importanti della sua creatività, come la linea quadrata, come i Three Little Black Dresses che abbiamo lì del 62, che sono stati poi quelli riproposti uguali a come erano all'epoca, sono incredibilmente innovativi. Il plissé, c'è la sua storia dentro, rivista, riattualizzata da Cinzia Minghetti, che ha fatto un bellissimo lavoro perché non ha stravolto né l'ha rifatta uguale, ha reso lo stesso spirito dandogli un attimo più di attualità. Beh, l'innovazione è in parte nei materiali, in parte in quello che possono essere diciamo le lunghezze, le forme, ma poco perché non c'è bisogno molto per attualizzare Capucci, perché è senza tempo. Per il momento non abbiamo progetti di apertura di monomarca. Vedremo in futuro. Dobbiamo ovviamente portare la collezione nei negozi più importanti. Vogliamo che siano posti che sappiano capire questo tipo di prodotto, che è un prodotto di lusso, ma non lusso nel prezzo. Lusso perché sono i migliori materiali, lusso perché è tutto fatto in Italia, lusso perché c'è uno studio ed un lavoro dietro enorme, sono capi quasi sartoriali. E poi sviluppare altri prodotti. Abbiamo iniziato con le scarpe, con le borse, ma non troppo. Vorremmo rimanere in quelli che sono gli accessori proprio dell'abito.